Grazie di nuovo Francesca, eravamo rimasti nel racconto dell'attività di RS, questa startup che agisce anche in ambienti aziendali, eravamo rimasti a quando, grazie appunto a questo sistema, a questa nuova possibilità, direi informatica, anche di analizzare in maniera piuttosto scientifica i comportamenti dei dipendenti all'interno di un'azienda, si trovano delle criticità. Ecco, cosa proponete come soluzione per cercare di riportare l'entusiasmo dei dipendenti all'interno di un'azienda? Certo, allora lo strumento di analisi è fondamentale perché grazie allo strumento di analisi poi si riesce a fare un'azione mirata. Individuate le criticità, muoviamo tutta una serie di azioni in funzione di quelli che sono stati i risultati, quindi noi siamo in grado di monitorare aziende anche molto grandi, in 3 minuti sapere quali sono le criticità. Immaginiamo viene fuori che il team mangia poca frutta e verdura e quindi abbiamo tutta una serie di partner che entra in gioco fornendo in maniera abbastanza costante e regolare frutta e verdura, o immaginiamo che il problema magari potrebbe essere il fatto che non dormono, quindi si fanno degli eventi formativi finalizzati a gestire meglio lo stile di vita, lo stress, eccetera, eccetera. Ecco, dal momento in cui individuiamo le criticità si vanno a fare tutta una serie di proposte al team. E le cose più divertenti sono quelle proprio di organizzare dei campionati o dei tornei dove si va ad alleggerire il tutto, come abbiamo detto prima, più che focalizzarci sul problema che ci irrigidisce, ci rende più acidi. Il nostro obiettivo invece è quello di dare più leggerezza e quindi abbiamo organizzato di recente, o comunque stiamo organizzando, delle gare podistiche, una sorta di giochi senza frontiere o olimpiadi interaziendali in cui anche diverse aziende si scontrano, si crea quell'attività ludica che rende tutto più stimolante e comunque poi porta a muovere tutta una serie di corretti stili di vita. Ecco, se dovessimo riassumere tutto quello che mi hai appena descritto, possiamo dire che, sembrerà banale, se in un ambiente lavorativo ci si sta bene, si riesce a far trascorrere il tempo in maniera leggera, anche se forse non è la parola giusta, anche il rendimento finale è migliore. Il nostro obiettivo è quello, alla fine l'imprenditore sicuramente ha molto a cuore la salute, il benessere del suo dipendente, ma quello che lo muove in maniera determinata è sicuramente il fatto che noi riusciamo a dimostrare la produttività, cioè questo aumento di produttività, e questo sicuramente rende tutti più